tirare la teglia, soprattutto le parti laterali e gli angoli. Poi facciamo questo lavoro qui. Con tutte e due le mani andiamo a prendere la pizza e la portiamo a metà. Questa metà l'abbiamo pulita, non c'è più niente sopra, se la vedete. Sì. Ok? Adesso che l'abbiamo pulita, mettiamo il braccio completo, lo mettiamo su, alziamo leggermente, mettiamo l'altro braccio e portiamo la pizza in teglia. Da qui andiamo solo a pizzicare e a trasportare, non schiacciamo, eh? Sempre per il discorso dei gas. Questo qua è il metodo. Andiamo a trasportare gli angoli, cerchiamo di farla, soprattutto i primi tempi, poi viene in automatico, tutta uniforme. Per non spostare, allora se io tiro, mi vado a creare dei buchi all'interno. Per non spostare, non creare questi buchi, per spostare solo la parte di pasta che ci serve, andiamo a mettere l'altra mano sopra, ce la teniamo, in modo che teniamo solo tiriamo solo gli angoli e le parti esterne che ci servono da portare. Ok, vedete? Questo lo rilasciamo.